Abbonati per vedere video senza pubblicità e iniziare un tuo percorso spirituale. Buona visione! Buongiorno e bentornati sul canale YouTube, rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli, che è collegato al canale YouTube Blue Voice Live e al gruppo Alla ricerca dell'agnosi, al gruppo Facebook. Scusate, è la seconda volta che registro sull'etica personale questa mattina perché ho avuto qualche problema tecnico con YouTube, quindi scusatemi se non è partita correttamente. Mi auguro questa volta che sia andata in porto, diversamente poi metterò la registrazione live su YouTube, sempre in rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Allora, oggi appunto trattiamo un argomento molto interessante e vivo soprattutto, perché l'etica è qualcosa che ci appartiene, è un tema che riguarda proprio il comportamento di noi tutti, cioè di ciascun individuo, e soprattutto ha a che fare con l'impatto che il nostro comportamento ha nei confronti degli altri e della società tutta. Nell'antichità la domanda principale dell'etica comportamentale era: come dovremmo vivere? E il fine ultimo era il raggiungimento della cosiddetta eudaimonia, ovvero felicità, significava anche fioritura in latino, ovvero una vita vissuta secondo virtù e in accordo con la ragione. Ora, sarebbe molto bello sapere cosa ne pensate anche voi, no? Cosa ritenete sia utile? Ho detto il latino, ora mi sta venendo in mente, no, era greco, eudaimonia, il concetto che ho espresso prima. Sarebbe bello sapere cosa sarebbe utile per voi per poter vivere correttamente. E quindi io vi lascio comunque la possibilità, se lo streaming funziona, di poter commentare questo video in maniera che io possa anche leggervi e interloquire con voi. Ma quali sono i motivi che viceversa possono causare la mancanza dell'etica personale? Innanzitutto cerchiamo di capire meglio cos'è l'etica personale. L'etica personale possiamo dire che è quella bussola morale che orienta, che guida le nostre azioni quotidiane. Quindi è lei, questa voce interiore, che stabilisce ciò che è giusto o ciò che è sbagliato in base ai nostri principi personali, ovvero quali l'onestà, la responsabilità, il rispetto per gli altri. Quindi i motivi che causano la mancanza di un'etica personale, che nella società attuale è sempre più evidente, ahimè, e che ha a che fare anche con l'istruzione, no? con la cultura del momento, diciamo. E uno dei motivi principali, dicevo, è l'eccessiva attenzione ai propri interessi. Quindi, che vuol dire? Che quando una persona antepone i propri bisogni, i propri desideri a quelli degli altri, di chi è accanto, di chi lo circonda, cade in comportamenti scorretti e ahimè giustifica ogni sua azione per il proprio benessere, come necessaria per il proprio successo, laddove debba interiormente giustificarselo o più o meno comunicarlo a chi è intorno, se ne ha il coraggio. E capite che in una società come quella attuale, che premia la competizione, che premia l'apparenza, tanta apparenza, che premia il successo più o meno veritiero, possiamo aspettarci
persone forti? Ahimè, troviamo solo dei deboli. Troviamo persone che sono tentate di compromettere i propri valori pur di adattarsi alle aspettative degli altri o per evitare semplicemente il proprio fallimento personale. Inoltre, le persone non agiscono in modo etico semplicemente perché non riflettono abbastanza sulle conseguenze delle proprie azioni. Quindi c'è una mancanza di introspezione, una mancanza di responsabilità personale che porta a decisioni impulsive, spesso dannose anche per se stessi oltre che per gli altri. Ma questo poi lo si scopre dopo, arriva sempre dopo la conseguenza. Quindi capite che la mancanza di etica personale non solo danneggia chi la pratica, chi la riflette, ma ha effetti negativi anche sugli altri. Ha effetti negativi sulla famiglia, sugli amici, sul proprio partner, sulla propria partner, sulla comunità in cui si vive, nella quale si vive. E purtroppo quando le persone agiscono senza etica, la fiducia reciproca viene a scemare. Sia in ambienti lavorativi che in ambienti familiari che socialmente, la mancanza di trasparenza, la mancanza di integrità crea conflitto, crea sospetto e quindi rende abbastanza difficile poi costruire relazioni autentiche, relazioni cooperative dal punto di vista sociale. Per cui anche se all'inizio potrebbe sembrare vantaggioso agire in modo non etico, vedete che a lungo termine provoca dei disagi, soprattutto a chi agisce in maniera non etica. Perché poi vengono sperimentati i sensi di colpa, il rimorso e spesso, ahimè, si entra in tutti quegli aspetti psichici e psicologici che provocano le tante depressioni, le tante insofferenze che sono all'ordine del giorno. Anche solo la consapevolezza, arrivata tardivamente, di aver ferito qualcuno, di aver violato dei propri principi morali, perché la coscienza prima o poi parla, crea conseguenze negative per la salute generale, per il benessere mentale, emotivo, fa vivere con ansia, irrita, fa soffrire. E poi, come abbiamo detto, le persone che dimostrano comunque una mancanza di etica personale, per cui le persone che vivono una mancanza di etica personale perdono prima o poi il rispetto e la stima degli altri e quindi finiscono per essere isolate ed ecco che il malessere aumenta ed ecco che la società si ammala, perché poi questo comportamento porta alla rottura di relazioni significative, porta alla rottura degli amori importanti, delle amicizie vere, profonde e anche storiche, dei rapporti familiari e anche delle collaborazioni professionali. Quindi tu vai a distruggerti una vita perché non hai un'etica personale, perché hai deciso di anteporre quello che la società magari ti impone a quelli che sono i tuoi valori interiori, personali, veri, alla tua voce interiore. Non ti ascolti più, preferisci ascoltare e seguire quello che apparentemente
sembra essere il successo in quell'ambiente, in quel mondo in cui tu vivi. E forse la cosa peggiore è che la mancanza di etica personale alimenta un ciclo di comportamenti sempre meno morali. Perché quando una persona in quel momento vive un vantaggio attraverso le sue azioni non etiche, è chiaramente tentata di continuare su quella strada, no? Continua a giustificare il proprio comportamento ed è sempre più complicato ed è sempre più difficile tornare a standard etici elevati. Diventa impossibile. È una continua discesa verso il buio. Allora, e poi la domanda nasce spontanea, ma come si può a questo punto recuperare un'etica personale o migliorarla qualora si cada in fallo, perché nessuno in questo mondo non erra, no? Sarebbe assurdo pensare che si è santi, che si è profeti in terra, che si sia guru, anche questo è assurdo. Sono talmente pochi i veri guru e gli avatar inesistenti, perché insomma lì parliamo proprio di secolarità, per cui insomma pensare di essere tutti senza peccato o qualcuno senza peccato è veramente un'ipocrisia. Il lavoro che può fare l'uomo, questo piccolo uomo che noi siamo, è quello di cercare di migliorare. Come si può fare? La chiave sicuramente è quella di sviluppare una maggiore consapevolezza delle proprie azioni e soprattutto degli effetti che queste azioni hanno sugli altri. Sarebbe importante riflettere sul passato, non far rivivere il passato, perché quello vuol dire non andare avanti, ma riflettere sulle decisioni passate e considerare quindi l'impatto che quelle hanno avuto o che avranno, può sicuramente aiutare a fare scelte più etiche nel futuro. Quindi evitando così che si ricada negli stessi errori, che si continui a ricreare il circolo vizioso nel quale spesso siamo, inseriti. Poi bisognerebbe coltivare l'empatia, cioè imparare a mettersi nei panni dell'altro. Non deve essere una frase fatta, deve essere un qualcosa che si tenta di fare, perché solo questo può aiutare a considerare le proprie azioni e quindi a considerare l'influenza che queste hanno sugli altri. E questo può portare a comportamenti più rispettosi, più giusti, più leali, più adeguati alla volontà di rispettare se stesso e il prossimo, se stessi e il prossimo. E poi bisognerebbe anche accrescere una forte coerenza tra ciò che si crede e ciò che si fa. Perché è bello pensare bene e poi agire inadeguatamente perché ci giustifichiamo dicendo che le condizioni però non sono quelle giuste, che ho dovuto fare così perché altrimenti accadeva cos'ha. È tutta ipocrisia che ci raccontiamo. Essere veri, seguire la realtà, non può mai portare ad errori. Piuttosto si può sbagliare per ingenuità. Sì, meglio. Ma chi è consapevole, chi è integro, non dovrebbe neanche più commettere errori di ingenuità,
perché l'ingenuità, lo dice il termine, è adatto per i giovani. Ingenuità è qualcosa giusta per chi non ha o ne ha poca esperienza. È ingenuo chi ancora non ha scoperto il meccanismo di un qualcosa, per cui con gli occhi del fanciullo, dell'ingenuità, chiaramente può sbagliare. Meglio sbagliare per ingenuità che per vizio, però comunque si può sbagliare per questo motivo, perché si è ingenui. Ma a quel punto, invece, nell'adulto, ovvero nella persona ormai consapevole, cos'è che dovrebbe prendere il sopravvento? Dovrebbe prendere il sopravvento l'integrità. Che l'integrità implica il mantenimento della fede ai propri principi, anche quando è difficile, anche quando è scomodo. E quello è l'unico mezzo per evitare i compromessi morali. Se io sono integro su ciò che voglio raggiungere, su ciò che affermo e su ciò che faccio, io non ho mai paura di nulla, perché l'ho fatto con volontà e seguendo i miei principi, i principi etici, i principi morali che sono già dentro di me. Oggi ci sono tanti giovani, ma anche non più giovani, perché poi le persone vengono influenzate, che si incontrano e neanche più salutano. Cioè oggi salutare, che sarebbe, sì, perché no, non solo una convenzione sociale, ma anche un atto di valore personale, il saluto, viene meno. Quindi, mancando le basi, ecco che il comportamento etico, dalla piccola alla grande cosa, scompare. Devo dire che lo studio aiuta tanto in questo. La conoscenza, come sempre, è una chiave fondamentale, che ti permette un'apertura al dialogo, che ti permette un'apertura al prossimo, al tuo prossimo, al tuo vicino, a chi hai accanto, la famiglia, la persona amata, i figli, i genitori. Solo il dialogo può evitare ogni pensiero malsano, ogni doppio senso, ogni difficoltà di comprensione. Parlarsi vis-à-vis, dirsi le cose. E quando si agisce, mettersi proprio nei panni dell'altro, cioè mettersi nella condizione di ricevere l'effetto della propria azione. Cosa accadrebbe se succedesse a me? Cosa accadrebbe se quello che mi è stato detto l'avessi detto io? Se quello che ho fatto l'avesse fatto lui a me, lei a me? Quindi, riflettere sulle proprie azioni, imparare dagli errori, impegnarsi a vivere secondo i valori morali solidi, non solo può migliorare la propria vita, ma soprattutto può contribuire a creare dei rapporti più sani e quindi una società più giusta, una società più armoniosa. Ah, non voglio rubarvi troppo tempo e mi scuso perché vedo che non ci sono spettatori in attesa e non c'è quindi una chat attiva, quindi probabilmente non sono riuscita ad andare live o ho qualche problema io di visibilità sulla piattaforma YouTube, quindi metterò comunque la registrazione sul canale Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli, così la potrete riascoltare ed ascoltare se ne avete desiderio. E mi farebbe molto piacere ricevere i vostri commenti e così, insomma, dialogare anche un po' con voi tutti. Vi abbraccio forte e vi auguro una meravigliosa domenica.
A presto. Ciao.